della marca, non c'è ancora. Per adesso ci sono ancora qualche posto libero, ma se voi non siete qua. Innanzitutto con un'attenzione al digitale e quindi diciamo innoviamo su come rendere la vita dei cittadini riminesi un po' più digitale e poi innoviamo chiedendo alla città che cosa vogliamo, che progetti abbiamo e quindi apro subito dicendo che abbiamo una call for innovators aperta, quindi chiunque di voi abbia un'idea e la voglia condividere con la città viene qui, la video registra in qualche minuto e poi faremo un montaggio e cercheremo in qualche modo di raccogliere le istanze di tutti sui progetti che volessero emergere. Una sorta di speaker's corner, ovviamente virtuale e ovviamente digitale, perché è in tema con il laboratorio aperto. Il laboratorio aperto è aperto da meno di un mese, nel senso che abbiamo iniziato i primi di ottobre, e quindi perdonerete qualche, come dire, passaggio di assestamento che stiamo ancora facendo ed è partito con un calendario di attività molto ricco, nel senso che ci sono tanti i temi che vogliamo
vogliamo trattare, che vanno dalla alfabetizzazione digitale oppure al ridurre il digital divide, e che vanno anche nella direzione della disseminazione della cultura del dato, che è la direzione che vogliamo cavalcare oggi. Con un'attenzione a due tematismi che sono quelli del laboratorio e che in qualche modo sono i tematismi che in questo momento si stanno sviluppando in città, che sono la qualità della vita, che è una vocazione di Rimini, a cominciare dal nome del dipartimento, che è l'unico che il Rimini si è insediato, è il Dipartimento dell'Università di Bologna, che ha, diciamo, una sede di campus qui a Rimini. E l'altro tematismo riguarda la cultura, intesa prevalentemente come driver per lo sviluppo turistico, i driver che hanno caratterizzato in passato lo sviluppo turistico di Rimini, diciamo, non posso dire che siano tramontati, ma insomma sono legati senz'altro a una stagione storica che non è più quella che stiamo vivendo oggi, e quindi in questo momento stiamo cercando di riqualificare l'offerta cittadina, a cominciare dall'offerta turistica. La città ha una vocazione turistica che è imprescindibile e che non riguarda soltanto la spiaggia e il periodo estivo, quindi stiamo cercando di riqualificare con un'offerta più legata alla cultura, e penso che se qualcuno di voi gira prevalentemente per il centro storico di Rimini o banalmente ha aperto i quotidiani negli ultimi due giorni dopo l'inaugurazione del Teatro Galli, ha avuto qualche come dire, contezza concreta di che cosa significa riqualificare il turismo della città attraverso il driver della cultura. Il pomeriggio di oggi sarà dedicato ai dati, nella direzione appunto di turismo, cultura, turismo e qualità della vita, e quindi venendo qui stamattina nel mio trenino ho provato a googlare la frase che si sente più spesso a proposito dei dati, cioè data is the new oil, i dati sono il nuovo petrolio. Se googlate vi appaiono qualcosa tipo 200.000 siti, cioè è una frase che è talmente invalsa che oggi i dati sono il nuovo petrolio, o perlomeno c'è questo comune sentire. Perché sono il nuovo petrolio? Sono il nuovo petrolio perché se uno sa fare il buco nel posto giusto, sgorga un pozzo di petrolio, sgorga un pozzo di dati, nel senso che ovunque ci muoviamo riusciamo a produrre dati in una quantità notevolissima. Non penso che sia questo l'origine del dato, l'origine del detto. Probabilmente i dati sono il nuovo petrolio perché sono una risorsa primaria, come era di fatto il petrolio 100 anni fa, cioè oggi tutte le decisioni strategiche sono in qualche modo supportate e guidate dalla presenza del dato. Noi abbiamo bisogno del dato, quindi sono una risorsa primaria nel senso che sono una risorsa strategica. E cosa significa? Significa che probabilmente avere più dati a disposizione, o forse a questo punto non più dati, perché i dati sono tantissimi, avere dati di maggiore qualità a disposizione può condurre a una più efficace progettazione strategica e quindi a un risultato maggiormente efficiente. Dietro al detto che i dati sono nuovo petrolio c'è senz'altro una valorizzazione economica, nel senso che i paesi che hanno il petrolio sono paesi che hanno un, come dire, valore aggiunto in termini di competitività rispetto al resto del mondo. Questo vale anche per chi ha dato, chi ha dato ha un valore aggiunto in termini di competitività. È un valore aggiunto del quale difficilmente si riesce a stimare l'indotto. Leggevo appunto su Google, qualcuno parlava di 4 milioni nel 2016, 9 milioni nel 2019 in Italia. Non vi so dire se questo è un dato affidabile oppure no, però insomma il nostro ruolo secondo me non è tanto quantificare il valore del dato, ma è semplicemente cercare di capire come può essere reso più efficace, io direi prevalentemente dal punto di vista strategico, di programmazione e di progettazione. Probabilmente il dato è di più del nuovo petrolio, perché intanto il petrolio, una volta che è stato raffinato, trattato, bruciato, non è più riutilizzabile. Il dato è riutilizzabile. Il dato, anzi, uno dei valori aggiunti del dato è che, voglio dire, si parte ad utilizzarlo in un certo modo, ma poi i dati, qual è la regola degli open data? È importante che possano essere utilizzati da chiunque, manipolati, trasformati, l'importante è che il risultato sia di nuovo messo a disposizione della collettività. Inoltre, il petrolio è localizzato, e portarlo in giro significa realizzare degli oleodotti che hanno del costo.
il dato non è localizzato, il dato viene prodotto ovunque e portarlo in giro non costa nulla, nel senso che no, adesso ne possiamo parlare con la regione Emilia Romagna che è qui presente per vedere che cosa costa mettere giù la fibra, ma insomma portare in giro il dato costa senz'altro molto meno che non portare in giro il petrolio. E quindi diciamo, probabilmente i dati sono il nuovo petrolio, ma sono anche di più del nuovo petrolio. La curiosità quindi per oggi è cercare di capire come questo nuovo petrolio può alimentare il tema in ambito culturale, produzione turistica e di qualità della vita, che come vi dicevo sono i driver dello sviluppo della città e i driver dello sviluppo di questo laboratorio aperto. L'incontro di oggi non vuole essere un unicum, ma vuole essere il primo di una serie di incontri, quindi vi lascio con l'appuntamento al prossimo incontro, sto cercando dove l'ho annotato, eccolo qui, il 16 novembre mattina alle 10 con Francesca Ricci dell'Istituto Beni Culturali per parlare meglio, per approfondire meglio rispetto a quello che diciamo all'assaggio che avremo oggi sul tema, il tema della produzione e dell'uso di dati culturali. Io ringrazio per la partecipazione tutti i presenti di oggi, a cominciare dal moderatore che è Massimo Fustini, coordinamento agenda digitale della Regione Emilia Romagna, e gli interventi di Francesca Ricci che è una archivista non informatica, quindi diciamo una professionalità che usa i dati ma che non parte dalla codifica del dato e quindi diciamo doppiamente interessante il suo contributo, e come dicevo Francesca Ricci dell'Istituto Beni Culturali, Gustavo Martia, collega se posso dire perché io sono professore universitario, quindi collega del Dipartimento di Qualità della Vita, Renato Medei, sempre del Dipartimento di Qualità della Vita che è arrivato adesso, benvenuto Renato, ottimo. Lorella Comporesi e Filippo Albertini, che sono due dirigente scolastico e docente dell'ITIS Belluzzi. Grazie a tutti per la vostra presenza qui. Buon pomeriggio. Presidiare questa giornata, cioè sarò quello che cerca di tenermi nei minuti che gli hanno dato e cose di questo genere. Non è mai comodo, però devo dire subito che è un piacere per me essere qua. È un piacere perché per svariati motivi, principalmente due, perché io lavoro presso Regione Emilia-Romagna e in Regione Emilia-Romagna diciamo seguo principalmente come attività il coordinamento dell'agenda digitale, queste parole un po' tanto di moda che poi alla fine sono anche abbastanza semplici. L'agenda digitale è la strategia dell'ente Regione Emilia Romagna sul territorio per lo sviluppo del digitale nell'ambito diciamo così dell'uso da parte dei cittadini, da parte delle imprese, da parte della pubblica amministrazione stessa, in un'unica strategia che tende a mettere insieme le azioni in un'ottica di efficientamento, di efficacia e quindi che va dalle infrastrutture fino alla realizzazione dei servizi, cosiddetti servizi della pubblica amministrazione, ma anche l'ambito di quelle che sono le competenze, perché ormai, come dire, è metafora molto spesso utilizzata, è inutile costruire delle autostrade, speriamo di averne, ne abbiamo già le autostrade che sono quelle delle infrastrutture telematiche, senza poi da metterci sopra le macchine, i servizi. Noi aggiungiamo sempre, cioè in generale si aggiunge sempre, e magari anche un conducente, adesso poi con le macchine che si vedono sole, comunque una qualche forma di intelligenza, quindi di competenze che possa guidare questa macchina di sopra delle strade. Detto questo, dicevo un doppio piacere anche perché io, diciamo da qualche anno, seguo progetti sempre all'interno di questo genere digitale, di questa programmazione che si attua attraverso progetti, iniziative e cose di questo genere. Seguo un progetto che è denominato Open Data Emilia Romagna e che ha a che fare con l'Open Data, uno dei tipi di dati che sono scritti nel titolo di oggi, da cui partirei, no? Open Link e Linked Data. Allora mettiamoci subito così per fare un chiarimento. Open e Linked, anche se non sembra, però sono quasi la stessa cosa, sono di tipo diverso. Dico sempre io, guardo lettere che vi parlerà di Linked Data, anticipo già un po' così con le interazioni. E, sono
buon livello qualitativo di open data e linked data, ma in realtà in generale parliamo di dati, quindi sono un buon tipo di dato dal punto di vista qualitativo, quindi di capacità di poterlo poi utilizzare per le informazioni che contiene, non solo diciamo il dato in se stesso. E il big data, di nuovo per fare chiarezza, la parola stessa lo dice, ha a che fare con la dimensione dei dati, ha a che fare con la dimensione, ma non solo, ha a che fare con la varietà, nel senso con la tipologia del dato in se stesso. Parliamo di big data quando abbiamo dati eterogenei, non strutturati. Parliamo di big data soprattutto quando vi è necessità di avere particolari potenze e tipologie di calcolo per poterli trattare, anche dal punto di vista della velocità, cioè di poter avere, diciamo così, la possibilità di elaborarli e di avere, di trarre informazioni da questi dati in maniera molto veloce, veloce sia, diciamo così, come calcolo, ma anche come capacità di raccolta, perché sempre di più, ormai l'abbiamo capito, credo che l'abbiamo capito tutti, siamo immersi in una società di dati, produciamo, tutti noi produciamo continuamente dei dati, giustamente come ha detto l'assessora, i dati sono diventati ormai fonte di valore, di possibilità di trarre valore, e quindi come tale è anche, come posso dire, valore che però va oltre a quello, al concetto che io concordo pienamente col concetto che data is the new oil è molto restrittivo, perché non è solo valore dal punto di vista della possibilità di fare business o comunque di trarre un valore economico da questi dati, che comunque è, come posso dire, probabilmente uno degli ambiti che nello sviluppo economico presente e futuro determinerà il maggior, come dire, il maggior sviluppo e la maggior percentuale di sviluppo. Quindi non solo dato dal punto di vista di fonte di valore economico, puramente economico, ma anche fonte di valore sociale, fonte di valore che può essere la possibilità di migliorare i servizi, ad esempio per quel che concerne la pubblica amministrazione o l'ambito della gestione delle città o comunque dei territori, o anche solo il valore di poter fare, faccio un esempio tipico, diciamo così, dell'impatto di avere disponibilità dei dati, di poter fare analisi ulteriore e anche supporto, ad esempio, per la programmazione e la pianificazione strategica condotta da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi una prima cosa su cui io sottolineo è la parola valore, che può essere vista, diciamo così, da molti modi, in molti modi diversi, non solo esclusivamente dal punto di vista del valore economico. L'altra cosa che mi preme sottolineare in questa breve introduzione è l'openness, cioè l'open. Non perché io mi intenda, come dico sempre, ho responsabilità, ho colpa del progetto Open Data Miglioramento, ma perché la parola open presuppone una cosa importante, che tra l'altro si affianca col concetto alla base del luogo in cui ci troviamo, cioè del laboratorio aperto, il concetto della partecipazione. Open, io normalmente la definizione che amo più utilizzare per quel che riguarda i dati degli Open Data è condividere secondo regole chiare e certe. Questa è la slide che tipicamente utilizzo io nelle mie presentazioni. Quindi l'importanza di condividere e di mettere a disposizione i dati che si detengono, in primis dalla pubblica amministrazione, ma in generale, però con l'attenzione delle cosiddette regole chiare e certe. Regole chiare e certe che devono tendere a, in primis, ovviamente, tutelare la persona, quindi tutto quello che è stato fatto e viene sempre più fatto con il recente GDPR da parte della Commissione Europea per quel che riguarda la tutela dei dati personali, perché anche i dati personali ovviamente fanno parte di questa enorme mole di dati che possono comunque, se opportunamente trattati, generare valore. Faccio un esempio, i dati, come dire, più delicati, che sono quelli sensibili, relativi al nostro stato di salute, ovviamente se opportunamente utilizzati all'interno di un fascicolo sanitario elettronico che permettono a tutti i professionisti e i dottori di poter accedere alla nostra storia, diciamo, medica e sanitaria, in qualsiasi momento, anche nell'urgenza, nel momento in cui io mi reco in qualsiasi pronto soccorso del territorio, perlomeno della nostra regione,
e allo stesso tempo potrebbero essere utilizzati in maniera impropria, ad esempio da parte di, citiamo i cattivi, le aziende farmaceutiche che attraverso l'utilizzo dei nostri dati, ma non solo, ancora peggio, le aziende assicurative con, accedendo ai nostri dati sanitari possono in qualche modo, adesso non dico fregarci, però diciamo così, fittare meglio le loro offerte nei nostri confronti anche in maniera un po' non consona, se così vogliamo dire. Quindi il secondo regole che era certo è che per prima cosa definisce cosa si può fare e cosa non si può fare con i dati che vengono condivisi. E per cosa più importante, tutela in tutti i modi il dato, nel momento soprattutto che il dato diventa personale. Quindi, bene la creazione di valore non solo di tipo economico ma anche sociale e di altre tipologie, basato soprattutto non solo, perché la potenzialità di questi dati è la loro disponibilità, cioè. E al contrario il male, fra virgolette, è nel momento in cui c'è un uso esclusivo, cioè chi li detiene non li mette a disposizione degli altri. Allora è vero che si trae valore e ovviamente ognuno cerca di tutelare il proprio valore economico, ma sicuramente la condivisione può dare anche potenzialità maggiori e può anche determinare possibilità di creare valore, soprattutto altre tipologie di valori ben più ampi. Detto questo mi taccio, lascio la parola ai nostri relatori di oggi che sicuramente hanno delle cose molto interessanti, io per primo sono la persona più interessata ad ascoltare quello che hanno da dire, la prima è Francesca che è una collega si può dire anche se appartiene all'Istituto Beni Culturali della Regione Beni Culturali, Artistici e Naturali della Regione Emilia-Romagna, vi parlerà di Linked Open Data in ambito culturale, quindi un caso ben specifico, e poi vedremo successivamente gli altri. Un'ultima annotazione, l'idea come di organizzare la giornata era di tenere la discussione, quindi che noi incentiviamo da parte vostra, dalla partecipazione attraverso domande e discussioni per la fine di tutte le presentazioni, così che da tenerci un momento dedicato e aprire le vostre domande e le discussioni con i relatori. Posso dire una cosa? Giuro che non sarà una domanda perché quelle vanno dette alla fine. E io ho ringraziato voi tutti della presenza, ma non ho ringraziato, invece lo vorrei fare proprio di tutto cuore, loro sanno che li ringrazio sempre, e intimo pellata, ho visto parecchi rappresentati qui in giro, ma consentitemi un nome, Anna Maria Rabizzi, che lo coordina con molta passione da anni e ha organizzato la giornata di oggi. Quindi a lei la mia gratitudine per aver fatto questo organismo meraviglioso. Last but not least, Mauro Ferri, che sta gestendo con moltissima buona volontà e scalando delle montagne che sono sempre più ripide, sempre più alte, però lui le scala tutte, e il laboratorio aperto. Grazie. C'ho l'orologino qua, lo dico subito. Non preoccupare. È sempre la faccia dei moderatori. Bene, buongiorno a tutti. Scusate il cambio di posizione, ma io ho bisogno dello strumento, spero si veda abbastanza, forse la vista a pagina. Una brevissima premessa. Come diceva il mio collega Massimo Fustini, io vi racconto in estrema sintesi, perché è un'analisi un po' più dettagliata entrando proprio nei meccanismi che ci hanno governato e nelle scelte che abbiamo fatto nello specifico, la rimandiamo al 16 di novembre. Quindi questa prima esposizione serve un po' a dare un'idea generale di ciò che abbiamo fatto. E quello che io vi racconto è un'esperienza concreta, reale, compiuta, in corso per novità, ma a tutt'oggi chiusa e finita,
fatta su dati precisi di un istituto preciso da persone definite con un contesto normativo, organizzativo e informatico vero in quel momento, che è già cambiato rispetto a ciò che è in questo momento. Quindi questo per dirvi che io credo che sulla base della nostra esperienza qualunque progetto di pubblicazione di dati aperti deve necessariamente, come primissima operazione, fare un'analisi e un confronto concreto su ciò che si ha a disposizione e quali sono le finalità che si vogliono perseguire. Quindi credetemi, non c'è nessuna volontà di mostrarvi questo esempio come se fosse un esempio perfetto, perché non è l'esempio perfetto, è l'esempio funzionale per il nostro modo di lavorare e con cui l'Istituto Beni Culturali ritiene di poter partecipare in modo qualificato e qualificante al mondo dell'open data. Due parole e mezzo sull'IBC, che è la sigla con cui siamo normalmente conosciuti in regione. L'IBC è un organo tecnico della regione Emilia-Romagna, esiste dal 1974 e si occupa di fornire alla regione e agli enti locali il supporto tecnico-scientifico per tutte le attività di tutela, valorizzazione, conoscenza e promozione del patrimonio culturale latamente inteso. L'IBC ha fatto censimenti dei beni culturali più immateriali e fantasiosi sulla faccia della terra, dai dialetti che ormai sono riconosciuti come tali, agli alberi monumentali, dal tessuto storico fino ai luoghi, agli oggetti di design all'interno dei condomini. Cioè l'attenzione dell'istituto è nel riconoscere il bene culturale, nell'espressione culturale della società della nostra regione. Ovviamente, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'Istituto ha raccolto negli anni decine di banche dati, prima fatte sotto forma di censimento anche cartaceo, poi via via con l'informatizzazione sempre più automatizzate, ma decine di censimenti per specifici beni culturali che hanno costituito un patrimonio informativo di conoscenza del territorio nel tempo un po' alla volta convogliato verso sistemi informativi, diciamo, come quelli che conosciamo ad oggi. E l'Istituto ad oggi lavora su tre principali sistemi informativi. Uno dedicato agli archivi storici, e quindi a tutta la parte documentale e di documentazione storica. Uno dedicato ai musei e ai beni museali datamente intesi, quindi anche i castelli, i teatri storici, anche gli oggetti dell'arte contadina, tutti i musei nel senso più ampio che possiate immaginare, e una terza parte dedicata al sistema bibliotecario, non solo la conoscenza delle biblioteche, ma soprattutto tutta quella grande attività che riguarda il prestito bibliotecario, la media library, la rete Indaco e chi più ne ha, i servizi che noi fruiamo come utenti delle nostre biblioteche, sia in formato cartaceo che in formato digitale. Quindi, diciamo, noi avevamo questi dati, non altri, non diversi, questi. E qui la prima riflessione. A mio avviso, pubblicare open data, stiamo sul generale dell'open data di ambito culturale, significa in prima battuta, almeno ha significato per noi, rendersi conto di quali sono i dati che si possiedono, qual è la propria capacità di mantenerli aggiornati nel tempo, perché se pubblico dati magnifici che diventano vecchi nel giro di 6 mesi, posso fare a meno di farlo, lo dico molto francamente, non saranno utilizzabili da nessuno se non per quei 6 mesi di vita e di validità di quei dati. Quindi capire che dati avevamo e che capacità avevamo di mantenerli mantenuti e aggiornati nel tempo, e capire quali di questi dati potessero più o meno essere appetibili per diverse tipologie di pubblici, quindi diverse tipologie di riutilizzo. Allora, fatta questa domanda, ci siamo detti che tutte le informazioni che l'Istituto raccoglie annualmente sugli istituti culturali distribuiti sul territorio erano informazioni su cui ci sentivamo di poter garantire un aggiornamento. Questo perché? Perché nei sistemi informativi dell'IBC si autodescrive ogni anno
per censirsi e per dichiarare i livelli di qualità dei servizi offerti raggiunti in quell'anno. Questo perché di conseguenza l'Istituto Culturale può partecipare ai bandi di finanziamento dell'IBC e quindi c'è banalissimo di DOUT DES, tu mi dai le informazioni sui servizi che offri, sul patrimonio che conservi e in cambio io misuro la tua qualità e ti do degli strumenti per l'arco del tempo. Quindi diciamo che i dati sugli istituti culturali, quindi il dato proprio sul museo, gli orari di apertura, le lingue delle videoguide, il numero degli utenti che sono entrati in biblioteca, la quantità di prestiti, se c'è o meno uno spazio per la connessione wifi, per che ne so, lo studio, la biblioteca o altro, questi numeri sono numeri su cui l'istituto ha una buona garanzia di aggiornamento, ha un motivo istituzionale molto preciso per continuare ad aggiornarli e su cui quindi, a nostro avviso, ci si poteva prova in una sperimentazione di LinkedIn Open Data. Quindi la prima cosa da fare è, sì, è vero, abbiamo la descrizione del Museo Ferrari, abbiamo le descrizioni di opere d'arte, di archivi storici, di alberi monumentali, di oggetti del patrimonio musicale, insomma chi più ne ha più ne metta. Tutte queste informazioni l'Istituto da anni le invia attraverso complicatissimi protocolli di interscambio di dati al Ministero per i portali nazionali, alla Comunità Europea per i portali europeana, quindi sono tutte informazioni inviate d'abitudine a diversi soggetti, però la cosa che caratterizzava di più le banche dati dell'IBC e che su cui ci sentivamo di garantire una qualità e un aggiornamento costante del dato erano appunto gli istituti culturali. Un'altra considerazione che abbiamo fatto come gruppo di lavoro, ringrazio l'assessore che ha sottolineato il fatto che io non sono un informatico, sono un archivista, ma gli archivisti con i dati, come dire, hanno un gran rapporto. Diciamo questo, che l'ottica del nostro lavoro è stata partire dalla considerazione che comunque i dati pubblicati dall'Istituto nei siti e nei portali istituzionali erano già aperti, cioè, se uno voleva sapere l'orario di apertura di un museo aveva tutti i modi per reperirlo, quindi così come i dati dell'Istituto, anche i dati di un comune, di un'istituzione culturale locale, di un soggetto qualunque che aggiorni il suo sito, bene, fornisce contenuti aperti alla collettività. Quando parliamo di dato aperto però parliamo di un dato che abbia sia il contenuto che anche il formato in qualche modo accessibile, lo sapete bene, su cosa voglia dire un formato accessibile, cosa sia un formato accessibile, c'è una letteratura sterminata che lascia chi questo mestiere fa per vocazione, non per caso, però a me preme sottolineare il fatto e ricordare a tutti noi il fatto che dato aperto non è un dato senza autore o senza provenienza. Cioè è aperto, ma c'è qualcuno che l'ha aperto, qualcuno che l'ha compilato e qualcuno che in qualche modo la faccia ce la deve mettere, perché non è che è spuntato come un fungo nel sottobosco delle nostre attività. Non è un dato gratuito, nessun dato è gratuito, in istituto ci sono diverse persone che lavorano all'aggiornamento di queste banche dati, negli istituti culturali ci sono persone che comunicano questi dati e li registrano nell'arco del tempo. Non è un dato necessariamente semplice e pronto all'uso. Le tabelle CSV delle frequenze dei bambini sul trasporto locale non sono facili da usare per nessuno. Neanche il dato aperto di una istituzione culturale può essere un dato semplice, pronto all'uso. Lo apre e tacco, ho già capito. Falsa democrazia, non è vero, il dato richiede studio, richiede di capire qual è la ratio di quel dato, però è un dato disponibile, questo è diciamo poco. I LinkedIn Open Data, la tecnologia LinkedIn Data senza Open è una tecnologia particolare che si utilizza per mettere in comunicazione grandi mole di dati prodotti da dataset, quindi da contenitori di dati diversi, utilizzando ontologie, quindi utilizzando strumenti di rappresentazione della conoscenza che
favoriscano l'interscambio e la connessione di informazioni tra contenitori di dati. Questa è la spiegazione dell'archivista. I linked data si possono fare anche open, ma non obbligatoriamente. C'è un bellissimo progetto del Centro Pompidou di Parigi che ha utilizzato i linked data senza pubblicare all'esterno una virgola delle sue banche dati, ma li ha utilizzati esclusivamente propri professionisti interni, una mole di dati sterminati raccolti nel tempo in diverse banche dati prodotte dal Centro Pompidou. Quindi il linked data è una tecnologia che di per sé nulla avrebbe a che vedere con gli open data. La scelta dell'istituto è stata quella di fare linked e open data. I linked data sono dati pubblicati sul web, anche su domini differenti, da istituzioni differenti, collegati tra loro in modo che il significato del dato che io sto pubblicando sia esplicito, e poi vediamo cosa intendo con esplicito, che questi dati possano avere dei collegamenti sia verso insiemi di dati, ovvero dataset esterni, quindi che non dipendono da me, che non ho pubblicato io, di cui io non ho alcuna responsabilità né autoriale né di aggiornamento, ma che permettano anche a sistemi di dati esterni il collegamento ai dati di linked open data che io pubblico. È un progetto del V3C, ormai in piedi da diversi anni, che ha questo tipo di caratteristiche. Cosa intendo quando dico sono dati che esplicitano il significato del dato stesso? Se io, che sono sempre un archivista, leggo su una pagina web, oggi a Rimini, primo appuntamento del laboratorio aperto, clicca qui, oppure programma in PDF, e la scritta programma in PDF è chiaramente un link. Io clicco e so che otterrò il programma PDF. Bene, il significato del click che sto facendo, cioè se clicchi qui ti si aprirà il programma dell'evento descritto in questa pagina, è un significato assolutamente implicito nella pagina, che capisco io perché sono un essere umano mediamente intelligente e capace di girare nel web, ma che per la macchina non ha nessun significato. Per la macchina quello è un link inserito dentro una pagina che porta a un'altra pagina o a un documento PDF, ma nient'altro. Quindi la semantica di quel collegamento è zero, è semplicemente questo è collegato a quest'altro, senza alcun significato aggiunto. I linked open data usano uno strumento di rappresentazione, che è l'ontologia, per definire quali relazioni intercorrono tra i dati pubblicati. E faccio questo esempio banalissimo. L'ontologia che cosa fa? L'ontologia mi dice che esiste una classe che si chiama autore, di cui fanno parte persone, gruppi di persone, associazioni, enti, non importa, poi deciderò che cosa ci posso mettere dentro. Però esiste una classe autore che può essere legata da una proprietà che è autore di, a un'opera, letteraria, cinematografica, non importa, a un'opera. Cioè esiste una classe autore che ha una proprietà che la collega, ed esattamente quella, che la collega alla classe opera. L'ontologia mi dice anche che la classe opera ha una proprietà inversa che la collega alla classe autore. Questa proprietà inversa è A per autore. Ora, insegnando alla macchina, le ontologie sono scritte ovviamente in un linguaggio all che è machine readable, quindi che la macchina riesce ad elaborare. Se io insegno alla macchina questa ontologia e dico che Italo Calvino è un'entità che fa parte della classe autore, che è autore di un'entità che è il Visconte di Mezzato, che fa parte della classe opera, la macchina sarà capace di apprendere, capire, sapere che il Visconte di Mezzato ha per autore Italo Calvino. Voi mi direte, wow, che conquistona, veramente un pezzo da 90. No, la conquista apparentemente è minima, ma qual è la differenza? Che la macchina riesce a processare una quantità enorme di queste relazioni, una quantità enorme di questi ragionamenti, e quindi se io riesco a dichiarare la mia conoscenza, quindi a pubblicare il mio dato seguendo ontologie che la macchina conosce e trasformando ciò che io so di un oggetto in tante triple, questa è la unità base informativa del linked open data,
costituite da un soggetto, un predicato e un oggetto, Italo Calvino è autore di Il riscontro indezzato, io darò alla macchina gli strumenti che conoscitivi che è l'ontologia e il dato su cui la macchina potrà ragionare e potrà ragionare anche andando al di là delle informazioni che io possiedo, delle informazioni che so direttamente, perché se io dico che Italo Calvino è autore del riscontro indezzato e una biblioteca accanto a me dice che Italo Calvino è autore di Marco Valdo, ecco che la macchina, senza pur utilizzando contenitori di informazioni diverse, potrà metterli insieme e sapere che il Visconte di Mezzato e Marco Valdo sono opere di Italo Calvino. Quindi aumentando la mia capacità di conoscenza e di integrazione dei dati tra loro. Vari esperimenti, varie cose abbiamo fatto, però questo per darvi un'idea, questa è la descrizione, l'indito pendata di quest'opera, Vita che allatta, che è un bellissimo dipinto di Baccarini conservato alla Pinacoteca Comunale di Faenza, è un caso, abbiamo scelto questo. Quelle che vedete, indicate in rosso, cercate in rosso, sono delle proprietà, cioè noi stiamo dicendo che l'entità che è quel dipinto ha come proprietà subject, donna che allatta, ha come proprietà for depiction, quell'immagine, e via discorrendo. Da dove vengono quelle proprietà? Da dove vengono quelle classi? Da ontologie pubblicate non solo dall'istituto, l'IBC ha pubblicato alcune ontologie molto specifiche di settore su contesti informativi che non erano coperti da altre ontologie generaliste, ma si usano, abbiamo usato soprattutto ontologie generaliste, quindi FOF ad esempio è l'ontologia che usa Facebook, oppure Digiterms è da Brincore, che è una delle ontologie più utilizzate in giro per il mondo. L'altra invece, quel ARCO CDP Description, è un'ontologia del Ministero dei Beni Culturali. Quindi diciamo che per ciascuna informazione che io voglio veicolare su un oggetto, io creerò N triple, una tripla per dire la data, una tripla per dire l'autore, una tripla per dire l'oggetto e così via. Diciamo anche di più, io posso anche dire la stessa cosa usando ontologie diverse, cioè posso dire che quell'opera ha quel titolo usando FOAF, usando DCTERMS, usando una mia ontologia proprietaria e lasciando poi a chi vorrà riusare quei dati la scelta se prendere il dato secondo un'ontologia che magari già conosce, già usa per altri servizi, oppure un'ontologia nuova. Quindi non faccio altro che ridondare, producendo da 5 righe di descrizione decine di righe di LinkedIn Open Data, ma non è un mio problema perché i LinkedIn Open Data non servono all'uomo, non sono tabelle CSV, chi li legge ha dei problemi, dei seri problemi nell'approccio alla sua vita, o no. Però diciamo che devono servire ad altro, devono servire a far ragionare la macchina su queste informazioni. Una delle prime domande che ci fece il nostro direttore quando gli proponemmo di fare una sperimentazione nel 2011-2012 su questi dati è: ma se tanto vanno di moda gli open data, perché dobbiamo sempre complicarci la vita e scegliere del grande mondo open data una tecnologia che in quel momento era, e anche adesso tutto sommato, è abbastanza di nicchia, cioè non è poi così diffusamente conosciuta, è più difficile da utilizzare, è più difficile produrre dati in LinkedIn Open Data ed è più difficile riusarci, cioè richiede uno sforzo maggiore. Per quale motivo dovremmo usare questi? Primo, perché se le sperimentazioni non li fanno gli istituti culturali non si sa che li va a fare, e il livello regionale a nostro avviso è un buon livello in cui fare queste sperimentazioni, perché non si può pensare che un singolo museo dedichi 8 ore del suo tempo e del suo lavoro, dei singoli funzionari, a fare una sperimentazione di questo tipo senza neanche sapere bene quali saranno gli esiti. Ma in secondo luogo, soprattutto per questi motivi. Il primo, quando abbiamo provato, perché tutti i siti e i sistemi informativi dell'istituto hanno uscito in XML, secondo traccia standard internazionali e gli standard del ministero, gli standard europei, cioè l'XML è ormai di uso veramente comune, persino noi archivisti scriviamo i dati in XML, quindi
non è nulla di strano, nulla di povero. Qual è il problema? Che venendo da contesti molto diversi, e non c'è nulla di più difficile che mettere d'accordo un catalogatore museale con un catalogatore bibliotecario su che cosa sia il titolo di un'opera, credetemi sulla fiducia, venendo comunque da contesti diversi e da contesti così di nicchia, così specifici, l'open data semplice tende molto a impoverire il dato, cioè tende a banalizzare quello che si intende dire. Banalmente noi, usando semplicemente l'XML e Dublin Core in formato XML, troviamo notevole difficoltà a dichiarare che un'opera era conosciuta con quel nome, ma era stata conosciuta con nomi diversi, in epoche diverse, in contesti diversi, per motivi diversi. Che, mi rendo conto, non è esattamente l'emergenza con cui ci si sveglia la mattina, ma mettetevi anche nel panne dell'Istituto Beni Culturali, che invece di questo è il suo mestiere, cioè è curare la conoscenza professionale, analitica, scientifica di un bene. Allora, i link di Open Data rispondono, a nostro avviso, molto bene alla specificità semantica dei nostri dati. Cioè noi riusciamo veramente a spaccare il capello per in verticale. Poi per la conformità delle descrizioni a standard nazionale e internazionale. Cioè, i link di Open Data sono tutto sommato poco utilizzati in Italia, ma all'estero vanno alla grande, vanno davvero alla grande. In Nord America la Library of Congress ha praticamente tutta la sua banca dati in link di Open Data. Ci sono progetti, Gallica, che è un progetto meraviglioso del Ministero per la Cultura francese, è tutto in link di Open Data. Quindi, diciamo, siamo noi che lo vediamo un po' come una cosa difficile, ma in realtà c'è già molto. E che cosa c'era molto? C'è già moltissimo, ci sono già moltissime ontologie pronte per chi usa gli standard nazionali tradizionali. Quindi noi avevamo dei dati già marcati in XML secondo standard nazionali e internazionali di settore usatissimi. Già le ontologie prodotte da altri, fatte apposta per pubblicare questi dati, e quindi non si vedeva perché fermarsi a un XML, visto che il gioco per metà era realizzato. Poi per un altro aspetto che a noi è piaciuto moltissimo, e cioè la scalarità. Posso uscire dal tunnel di pensare che ciò che dico oggi deve essere una verità assoluta, incontrovertibile e non migliorabile nel tempo. Posso decidere oggi di pubblicare i dati che conosco, i dati che ho, sapendo che una volta che li vorrò aggiornare o ampliare, non dovrò ripartire da zero cancellando tutto ciò che ho pubblicato o dichiarato in precedenza, ma potrò andare ad ampliamento progressivo del grafo. Noi nel 2016 abbiamo pubblicato tutte le informazioni sugli istituti culturali, sul loro patrimonio, sulle loro orari, così. Adesso di dati ne abbiamo altri, ne stiamo lavorando per pubblicarne altri, non dovremo andare a rovesciare ciò che era stato fatto precedentemente, perché questi formati sono potentemente scalabili. Poi per le potenzialità di collegamenti inediti tra dati aperti afferenti ad ambiti scientifici diversi. Uno degli esempi che vi mostrerò è un collegamento tra i nostri dati e i dati della Fondazione Zero, quindi una fondazione universitaria che nulla ha a che vedere con l'Istituto Beni Culturali, anche se siamo a qualche chilometro di distanza, in linea d'aria, ma con cui non avevamo mai avuto nessun motivo per scambiarci informazioni o mettere insieme i dati. Con questi è stato semplicissimo, anzi è avvenuto senza la nostra volontà. E poi per offrire anche alla collettività un dato qualificato, articolato, strutturato in un formato aperto e usabile. Questo dato lo metto per ultimo, non perché sia l'ultimo, perché è il primo per cui questi dati vengono pubblicati. L'Istituto Beni Culturali non fa i suoi portali con i link di Open Data, quindi all'IBC i link di Open Data in questo momento non servono particolarmente, abbiamo già strumenti interni per la gestione di questi dati. Ma lo metto per ultimo perché purtroppo la risposta della collettività e il fatto che questi dati siano effettivamente utili arriva, è arrivata, continua ad arrivare, ma in misura ancora molto piccola rispetto allo sforzo necessario per pubblicarli. E su questo stiamo facendo svariate riflessioni. Il percorso ve lo risparmio, perché se no ci siamo, esatto, siamo scritta. Tutti i dati sono pubblicati con licenza CC BY. Non soltanto CC0, ma CC BY.
La RAI l'abbiamo inserita perché riteniamo che chi usa i dati dell'Istituto Beni Culturali possa fidarsi un po' di più dei dati di Wikipedia. Noi usiamo tutti Wikipedia, viva Wikipedia, va benissimo, Wikidata, ok? Però è opportuno capire che se quel dato arriva da un istituto che per mestiere fa la misurazione dei servizi offerti dall'istituto culturale, se ti dice che ha il wifi, beh, insomma, se non ce l'ha, dimmelo perché è un problema. È una forma di assunzione di responsabilità nei confronti dei dati. In questo momento i dataset pubblicati sono tutte le biblioteche di ente locale dell'Emilia Romagna, tutti i conservatori di archivi storici, tutti i musei, gli alberi monumentali dell'Emilia Romagna, una banca dati bellissima su cui un gruppo riminese ha fatto un'app per Android, l'ho vista su Android, molto carina, che si chiama Farfalle d'Italia, il catalogo degli stemmi dei comuni delle province dell'Emilia Romagna e una pubblicazione parziale, perché è parziale la banca dati, dei castelli dell'Emilia Romagna. Molto rapidamente, queste sono schermate incollate, ma questo strumento è disponibile, alla fine vi lascio il link, proprio perché i link open data non sono molto semplici da leggere, da fruire, avevamo bisogno come gruppo di lavoro interno all'istituto di avere uno strumento per verificare che cosa era venuto fuori dall'estrazione, perché il gruppo di lavoro era costituito da una persona competente per settore, quindi uno per gli archivi, uno per le biblioteche, uno per i musei, così, no? Un tecnico informatico di una ditta esterna che collabora con noi su questi temi, però avevamo bisogno di rendere partecipi anche gli altri colleghi di ciò che si stava facendo, e quindi abbiamo messo in piedi questo prototipo di navigazione nel link open data, che non è, è accessibile dall'esterno, chiunque lo può utilizzare, ma non è un portale, non ha nessun abbellimento del portale, serve solo per capire che cosa c'è dentro i link open data dell'istituto. Ovviamente i link open data sono pubblicati in una piattaforma aperta e disponibile, che è datiemiliaromagna.it, la stessa messa a disposizione della Regione Emilia Romagna, e c'è un endpoint SparkQL su cui si possono lanciare le query per scaricare i dati o per utilizzarli on demand, visto che è disponibile ovviamente H24. Questo è solo uno strumento, tanto per vedere che cosa c'è dentro. C'è la classica cartina. Allora, stamattina ho navigato, ho cercato la provincia di Rimini, vediamo che cosa può essere di carino. Allora, ovviamente la Rocca Malte Stiana di Verucchio. Questa descrizione viene da una delle banche dati dell'istituto, con le sue foto, la descrizione sarebbe molto più lunga, ci sono tutta una serie di informazioni. Senza che noi abbiamo fatto nulla, ma solo pubblicando tutti i dati dell'istituto su queste istituzioni, su questi luoghi, in LinkedIn Open Data, il browser LinkedIn Open Data, opportunamente istruito a ragionare ovviamente sui nostri dati, mi dice che la Rocca Malatestiana di Verucchio si trova nel comune di Verucchio, che il comune di Verucchio ha uno stemma che abbiamo pubblicato, che ha la sua descrizione, il suo deposito al ministero e chi più ne ha più ne metta, che il comune di Verucchio conserva un archivio storico che è contenuto in una quarta banca dati, cioè fino ad ora le banche dati sono banca dati dei luoghi della cultura, musei, banca dati degli stemmi, banca dati degli archivi storici, tutte banche dati diverse, nativamente diverse dall'istituto, che il comune di Verucchio ha un ruolo di tutela sugli alberi monumentali, in particolare su questa roverella, che ha ovviamente descritta usando le ontologie del mondo vegetale con tutte le classificazioni del caso, e via discorrendo. Cioè, questo è l'esempio successivo. Questa serie di collegamenti non sono collegamenti che noi abbiamo creato nei dati. Ah, sai che c'è? Ricordati che c'è anche. Vi ricordate? Vedi anche della biblioteconomia, degli schedari cartacei. No, sono collegamenti che produce la macchina ragionando sui dati. Nel momento in cui io georeferenzio un dato, dichiaro una dipendenza gerarchica, funzionale, istituzionale rispetto a un ente, e una serie di collegamenti che dichiaro in ognuna delle mie banche dati indipendentemente, ed ecco che con l'interlinking, cioè con il riconoscimento reciproco di entità uguali, la macchina mi propone dei percorsi di ricerca che
ovviamente conoscendo queste banche dati avrei potuto fare autonomamente nelle quattro banche dati diverse, ma che anche non conoscendole riesco a fare solo perché la macchina mi propone questa sorta di questa serie di collegamenti. E fin qua siamo rimasti dentro il contesto informativo dell'istituto. Il Centro Pompidou ha fatto una cosa simile con le sue banche dati. Un altro esempio che si può fruire molto facilmente e molto interessante come cittadini è il portale daticamera.it, che è il portale della Camera dei Deputati, fatto tutto con queste tecnologie, in cui hanno raccolto le banche dati fino alla ultima legislatura chiusa, quindi non l'attuale ma l'ultima chiusa, e per ciascun deputato si vedono tutti i progetti di legge che ha firmato come cofirmatario, come primo firmatario, è interessantissimo, tutte le partecipazioni al dibattito. A volte non bisognerebbe andarci, ma è veramente molto appassionante. Un altro esempio invece lo faccio a partire dal Museo della Città di Rimini, cioè questa è sempre una scheda interna a una delle nostre banche dati, che però è collegata, e questi collegamenti la macchina, se avete la pazienza di seguire il link e di andare a vedere questo navigatore e provare a navigare sui dati, vedrete che questi link ve li propone la macchina in fondo, cioè mentre voi aprite quella risorsa immediatamente, non serve una volontà dell'utente fammela vedere, per lui è normale proporti un interlinking esterno. E mi propone la pagina di Wikipedia, questa con la foto, che ovviamente Wikipedia la fa da padrone, noi abbiamo fatto tutto l'interlinking possibile con Wikipedia perché mi fa da ponte con tante altre istituzioni. E poi mi propone, si vede in piccolo perché non c'è la foto, il museo della città di Rimini descritto dentro la banca dati della Fondazione Zeri. Noi questo non sapevamo che ci fosse, l'abbiamo scoperto perché anche la Fondazione Zeri ha pubblicato LinkedIn Open Data, anche i loro LinkedIn Open Data si sono connessi a Wikipedia, e siccome noi abbiamo insegnato al navigatore se c'è qualcosa di connesso a Wikipedia fammelo vedere, abbiamo scoperto la Fondazione Zeri. E abbiamo scoperto che la Fondazione Zeri conserva queste due foto, che sono qui riprodotte, di un esemplare di San Domenico presente alla regola Papa Onorio III, ognuno ha le sue passioni, però questa c'è. Quest'opera, che è conservata al Museo della Città di Rimini, è stata fotografata dallo storico dell'arte Federico Zeri. Queste foto sono state usate da lui per datare l'opera, attribuire l'opera, fare per sue ipotesi del caso, e la Fondazione Zeri ha classificato questo materiale e l'ha pubblicato in LinkedIn Open Data. Quindi, senza avere alcuna descrizione di quest'opera conservata al Museo della Città di Rimini, è lo stesso browser che ci ha offerto questa risorsa che noi legittimamente non sapevamo, non conoscevamo. La stessa cosa lo può fare nel momento in cui invece un'opera che noi abbiamo descritto in LinkedIn Open Data viene riconosciuta all'interno del patrimonio di Federico Zeri, quindi a seconda di come era dal giro in cui la prendiamo, si vedono varie cose. Allora, questi due esempi piccolissimi, statici e per carità non certo fenomenali, ma questi due esempi piccolissimi servono a dirvi quali sono i motivi per cui a nostro avviso potrebbe avere senso riutilizzare i LinkedIn Open Data pubblicati dall'istituto, quelli pubblicati attualmente e quelli che un po' alla volta usciranno nei prossimi mesi, se la fortuna ci assiste. Per quali motivi? Numero uno, per concentrare il riuso dei dati in un unico formato che li rende immediatamente riusabili nei consueti diversi contesti informativi che si devono far ottenere. Cioè, il Ministero può pubblicarmi anche un altro standard, può fare tutto quello che vuole, e io per seguire come mio compito, come IBC, il dettato normativo del Ministero, sicuramente pubblicherò i miei dati anche nei nuovi formati che il Ministero sceglierà o che la Comunità Europea mi richiederà di pubblicare. Ma i dati del formato in cui sono pubblicati adesso non li dovrò sostituire o modificare, li arricchirò semplicemente. Ciò significa che mentre in passato era un classico avere l'export da una banca dati
bellissimo, funzionantissimo per 2-3 anni e poi cambia la normativa, io quell'export non lo mantengo più perché non posso mantenere un costo, non posso avere un costo che non mi è riconosciuto da nessuna autorità istituzionale e quindi il mio export non lo posso più usare, non è più affidabile. In questo caso l'export resta affidabile perché il dato nuovamente standardizzato si va semplicemente ad aggiungere a quello che già c'era. Seconda cosa, per realizzare forme inedite di valorizzazione. L'Istituto Culturale non fa promozione turistica, non fa promozione culturale del territorio, non fa branding, non lo fa, non è nei suoi mandati istituzionali, ma le informazioni che raccoglie per la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio culturale potrebbero essere molto utilmente utilizzate per fare questo tipo di operazioni. Allora, a nostro avviso, pubblicare in formato aperto e così ricco di significati, ricco di possibilità e informazioni raccolte, diventa un supporto a chi invece branding territoriale lo deve fare, lo fa per suo mandato. Terza cosa, per facilitare percorsi di ricerca interdisciplinari. C'è un progetto di ricerca universitario che sta usando i nostri link open data, perché ovviamente avere questo tipo di strumenti dà a chi fa ricerca sui beni culturali non 100 banche dati da conoscere con le loro regole, ma uno strumento che ti favorisce e ti incentiva a trovare nuovi percorsi. Per connettere dati pubblicati da soggetti diversi, anche distanti, attraverso progetti descrittivi diversi, la Fondazione ZEE ha fatto il suo progetto di pubblicazione di LinkedIn Open Data, noi il nostro, non usiamo le stesse ontologie, non abbiamo fatto le stesse scelte programmatiche, i loro dati sono in un server dell'università, i nostri nel server regionale, non importa, si sono trovati tra loro sostanzialmente. Per popolare e mantenere aggiornati gli aggregatori nazionali, che sono comunque dei nostri stakeholder, per arricchire sistemi cartografici generalisti, gli alberi monumentali sono andati a finire in un bellissimo portale dei cammini in Emilia-Romagna. Cioè, tu hai tutto il tuo percorso perché puoi fare in bicicletta, a piedi, su e giù per i colli e per l'Appennino, ma contemporaneamente se passi vicino a un albero monumentale ti dice guarda, quello è l'albero monumentale, l'ultima trattamento contro l'acaro svizzero è stato fatto 6 mesi fa, adesso siamo in primavera, dovrebbe avere le foglie di questo colore e bla bla. Quindi se vuoi te lo vanno a vedere. E poi per pure statistiche, siamo in contatto con l'Istat in questo momento perché ci sono elaborazioni statistiche che noi non riusciamo a fare con i nostri sistemi informativi perché non possiamo portare dentro i sistemi informativi tutti i dati sulla popolazione, per esempio. E quindi ad esempio studiare i prestiti bibliotecari verso persone di libri in lingua straniera rispetto alle percentuali di stranieri in un territorio, banalmente, è uno strumento che ci piacerebbe molto mettere in piedi. Questo è il link a cui connettersi per vedere i nostri dati. Basta cercare IBC Lodi oppure IBC in Google, nella colonna di sinistra in grigio, alla voce LinkedIn Open Data, si accede a questa pagina che spiega che cosa abbiamo fatto e mette tutti i link all'Endpoint SparkQL, alle ontologie, a questo browser navigatore per rendersi un po' conto di quali sono i dati disponibili. E poi c'è il 16 novembre, spero ci rivedremo. Nonostante la mia promessa di cattiveria, però è come dire, parte, anche solo l'interesse e tutto il resto, facciamo un po' di scambio così. E direi di andare subito al prossimo intervento, Gustavo Mattia, non so dove. Grazie a stare in piedi. Leggo, ci parlerà di misure di qualità della vita, risultati ottenuti dall'analisi e confronto di open data su scala globale. Grazie. Allora, innanzitutto non ho una presentazione, quindi parlerò. Man mano che sentivo i colleghi aggiungevo argomenti, come vedete ho già riempito il foglio, non vi preoccupate, prenderò solamente una parte di questo. Ringrazio naturalmente il Comune per questo evento e ringrazio soprattutto perché ben si va a porre come evento con quella che è poi la mia attività didattica, quindi ho invitato i miei studenti ad essere qui, ne vedo diversi qui in mezzo, loro devono svolgere un progetto su Big Data.
quindi spero, insomma, sono sicuro che sarà un anno. Intanto un po' di, se permettete, due parole sulla storia prima di arrivare a un'attività di ricerca, quello che volevo raccontare oggi. Intanto ieri era il 29 ottobre del 69, ARPANET, quindi negli stessi giorni tutti parlavano dell'uomo sulla Luna, più o meno nello stesso periodo. In realtà l'evento che maggiormente poi ha avuto influsso sulle nostre vite era un trafiletto, ho visto il trafiletto su un giornale universitario dell'Università della California, 49 anni dopo, eccoci qui, che parliamo di Open Data, di Data, tutto quello che questo concerne le nostre vite. Ecco, facendo un po' riprendendo quanto detto da Francesca e poi costruendo su questo, lei vi ha parlato di formati, ontologie, quindi dati in una qualche maniera strutturati. Invece oggigiorno, invece, diciamo, oltre ai dati strutturati che giustamente le istituzioni mettono online e ci forniscono, poi c'è la grandissima mole di dati che invece ognuno di noi produce, ognuno di noi è una sorgente di dati. Nello stesso istante in cui facciamo una ricerca su Google, stiamo fornendo un dato a Google, perché stiamo dicendo che siamo interessati a quel tipo di informazione. Non è un open data, ma va a far parte di quella che è poi la mole dei big data che viene utilizzata da Google in particolare. Considerate che grazie a questo detiene il 20% degli investimenti pubblicitari mondiali. Quindi questo è quello che accade ogni giorno. Dati, volevo dire, associare due problemi che ci poniamo noi informatici oggigiorno quando parliamo di dati. Dato da una parte, però abbiamo il problema di creare informazione da quel dato. Quindi che cosa lega dato e informazione da una parte? E poi dato, grandissima mole dei dati, è visualizzazione. Cioè abbiamo questa nuvola che non riusciamo a comprendere, ma dopo, in un colpo d'occhio, cosa riesco a capire da quei dati? Quindi sono due problemi enormi che affrontiamo. Una data, scusate la ripetizione, ha dato, diciamo, luogo a quella che viene chiamata data science, quindi proprio una vera e propria scienza che ha a che fare con l'analisi dei dati. Tra breve vi racconterò qualcosa che ho fatto in questo campo e altri sviluppi che porterò avanti, che sto portando avanti. Altro tema, visualizzazione, anche questo meritorio, perché effettivamente visualizzare vuol dire anche comprendere. Tante volte viene messo un po' a latere, ma in realtà si comprende sempre di più l'importanza di riuscire a visualizzare soprattutto quello che è la parte saliente del dato. Altre due parole di storia, ma e quindi concludo per l'aspetto storico, ma da dove arriva tutta questa grandissima mole di dati e open data? Ma avrete forse sentito parlare del web 2.0, ogni tanto si parla di questo web 2.0, quest'idea che ognuno di noi, oltre che prendere informazioni, in realtà inseriamo informazioni, quindi c'è questo fenomeno del prosumer, produttore consumatore di dato, c'è questo fenomeno del crowdsourcing. E quelli che furono due esempi che poi ancora hanno influenza oggi, no? Su quello che accade nella ricerca, se volete fenomenale, la prima volta nella storia che accade qualcosa del genere. C'era questa azienda, Goldcorp, che era un'azienda che si occupava di, credo che esista tuttora, di quindi ricerca d'oro in Canada, se non mi sbaglio. Cosa fanno? Metà anni 2000, fine anni 2000, mettono fuori tutti i loro dati sulle rilevazioni dei terreni, dicendo: benissimo, fate voi l'analisi per noi, questi diventano open data, daremo un premio a chi ci aiuterà nelle nostre ricerche d'oro. Allora, questo, immaginerete, è un dato sensibile per un'azienda, soprattutto di quell'entità. Altra azienda che un po' ha posto una pietra miliare nella storia sempre di open data, Netflix. Probabilmente molti di voi hanno un abbonamento Netflix, non so quanti di voi conoscono il Netflix Prize. Era fondamentalmente una gara
per cui Netflix raccoglieva questi dati di visualizzazione di quanto i film che accessano ai propri utenti e poi chiedeva in base a queste informazioni e poi in base a che film gli utenti andavano poi a guardare, chiedeva sviluppate degli algoritmi con cui io possa prevedere, no, che cosa una persona andrà a guardare. Effettivamente oggi, adesso Netflix Prime non esiste più, ma in realtà quella conoscenza loro la tengono perché le produzioni di Netflix vengono create usando quegli algoritmi. Quindi quelli che noi vediamo come nuove serie, nuovi film, eccetera, sono i risultati di previsioni di quanto noi effettivamente andremo a guardare quei film. E si basano su quei dati, su dati anche odierni, però utilizzando quegli algoritmi sviluppati. Okay? Quindi, queste due aree, visualizzazione e dall'altra parte data science, nel piccolo della mia ricerca di che cosa mi sono occupato per quanto riguarda la qualità della vita. Io fondamentalmente ho collaborato con colleghi a Bologna e colleghi all'estero, ma con il gruppo di Bologna abbiamo guardato a sempre dati non strutturati che ci aiutassero a comprendere qual è il comportamento di una certa classe di pazienti. Pazienti affetti da una malattia cronica e quindi che appunto svilupperanno e avranno questa malattia per lungo tempo, molte volte questi pazienti scrivono dei post nei forum oppure in pagine pubbliche. Cercavamo di capire bene, ma c'è un qualche cosa che ci fa capire per esempio che stanno meglio oppure che hanno fatto un certo percorso di trattamento che li ha portati a un certo risultato. Facendo una prima analisi, ma molto naiva, andiamo a scoprire che fondamentalmente di tutti i possibili principi, tutti i possibili farmaci che potevano usare per il loro trattamento, fondamentalmente un farmaco generava delle reazioni che erano o molto positive o molto negative, entrambe le cose. Okay. Siamo andati poi a approfondire, non vi sto a raccontare poi gli algoritmi, come dire che qualcuno è contento o meno, si chiama sentiment analysis, ma non entro nei dettagli ora. Comunque, usando questi strumenti abbiamo determinato, se volete, l'ovvio. Fondamentalmente uno entra un percorso di trattamento, quel farmaco funziona per un certo periodo, quindi è molto contento. La malattia è cronica, purtroppo a un certo punto il farmaco smette di funzionare, giustamente c'è una reazione negativa, bisogna intraprendere qualche altro percorso. Allora, quella che è in effetti qualcosa che ci potremmo aspettare, in realtà andava ben a entrare in relazione con quelli che i medici chiamano gli studi retrospettivi. Loro fondamentalmente hanno, non sono un medico, ma chi è un medico qui mi corregga se sbaglio, ma mi rifaccio a quanto raccontatomi dai colleghi del Sant'Orso. Fondamentalmente hanno due tipi diversi di studi, quelli clinici e quelli retrospettivi. Quelli retrospettivi hanno fondamentalmente la caratteristica di prendere tutte le cartelle cliniche e andare a fare un'analisi cumulativa di tutte le cartelle cliniche. Quindi in realtà in questo cumulo va un po' tutto, non è una classe di paziente ben delineata. Vi vorrei però far notare la differenza tra quello che richiede uno studio retrospettivo tradizionale e quello che abbiamo fatto noi. Noi, una volta preparato il software, in qualche minuto abbiamo analizzato 50.000 utenti. Uno studio retrospettivo, che vuol dire andare a reperire tutte le cartelle, le informazioni, chiedere ai vari ospedali, eccetera, naturalmente richiede molto, molto più tempo. Quindi non voglio dire che questo possa sostituire quello che è l'approccio tradizionale, però voglio dire che può essere qualcosa che
va a aiutare nella previsione, va a aiutare il personale medico, per esempio, nel comprendere quello che sta succedendo là fuori, senza avere continuamente un campionamento di quello che invece avviene tramite però degli studi molto costosi. Okay. Altro studio completamente diverso, che vi sto raccontando studi che sono basati fondamentalmente su cose, non sono dati strutturati, quelli che vi ho raccontato prima erano forum e post pubblici su Facebook, okay? Quindi non abbiamo nulla che siamo formati se non in formato di Facebook, piuttosto che ontologie che in qualche modo vadano a strutturare quello che è il dato. Altro lavoro su cui mi sono trovato impegnato questa volta con dei colleghi americani e cinesi, sapete, soprattutto i cinesi sono molto molto sensibili al tema dell'inquinamento, inquinamento atmosferico. Allora, fondamentalmente cercavamo di capire benissimo, riusciamo a avere delle misurazioni di inquinamento che prescindano dal sensore fisico, che siano delle misure che arrivano direttamente dall'essere umano. Qui si apre tutta un'altra area molto interessante dell'informatica che si chiama human centric sensing, cioè fondamentalmente vedere l'essere umano tramite i social media o i forum come un sensore. Fondamentalmente quando scriviamo qualcosa, in effetti diamo un'informazione, non sempre vera naturalmente, però diamo un'informazione e quell'informazione, se trattata in un certo modo, può essere utile per scusate, quel dato trattato in un certo modo può essere utile poi per avere un'informazione. Difficoltà che abbiamo incontrato qui, noi ci siamo basati su fondamentalmente due tra virgolette banche dati: Weibo, che è l'analogo del Twitter in Cina. Dopo abbiamo ripetuto questo tipo di analisi usando Twitter. Non sono in realtà proprio open data, riesci a scaricare questi dati, hanno una limitazione, per esempio Twitter, se vuoi scaricare i dati su una certa area riesci a farlo, ma solamente con uno storico di 2 settimane. Quindi questo ha voluto dire che abbiamo raccolto per più di un anno questi dati prima di poter fare un'analisi, perché ogni 2 settimane fondamentalmente scaricavamo tutto il possibile e andavamo avanti nel tempo. Okay. Abbiamo cercato di capire se fosse possibile trovare il famoso algoritmo che ci dicesse, va bene, le persone scrivono questo, i livelli di inquinamento sono oltre soglie. Questa era la nostra idea. E come riuscivamo a provare o meno questa tesi? Beh, ci sono i sensori fisici, quindi mettevamo a confronto quelle che erano le misurazioni di monossido di carbonio, particolati, ozono, eccetera, con quello che poi invece andavamo a leggere dal social media. La cosa interessante che abbiamo visto per due particolari classi, le PM2.5, che sono quelle tra l'altro più dannose in assoluto per l'uomo, sono praticamente le particelle sottili che riescono ad arrivare al DNA, quindi si pensa potenzialmente cancerogeno, anche sulle PM10. Fondamentalmente abbiamo trovato questo tipo di relazione, cioè aumentava il numero di post per quanto riguarda tosse piuttosto che lamentele riguardo al clima, il fatto che fosse particolarmente ci fosse foschia, cose di questo tipo qui. L'abbiamo visto su più città cinesi. Andiamo a ripeterlo per Parigi, ritroviamo la stessa cosa, rivediamo lo stesso fenomeno su San Paolo del Brasile, quindi fondamentalmente un fenomeno globale. Quindi l'inquinamento effettivamente da un punto di vista percettivo viene visto, in realtà non sempre le persone hanno questa esperienza e comprendono benissimo il fatto che sia legato all'inquinamento, ma in un qualche modo poi vanno a scriverne online. Vedevamo che soprattutto i dati della Cina sono impressionanti, sono concentrazioni assolutamente molto pericolose. E
Quindi qui il punto era mettere in relazione percezione umana con un fenomeno fisico. Poi ultimamente abbiamo continuato a lavorare in questo senso, perché questa idea di andare a scavare le informazioni in rete per riuscire a trarre una conoscenza è molto viva. Quindi per esempio ci sono molti studi che vanno a analizzare la possibilità di determinare l'occorrenza di fenomeni naturali. Il caso tipico, quello che funziona meglio se vogliamo, sono i terremoti. Appena c'è la parola earthquake su Twitter c'è un terremoto, si sa, è una cosa, ma non solo, quindi incendi e quant'altro. Di nuovo il punto è però comprendere come legare le quantità. Come legare le quantità, che non è ovvio, assolutamente non ovvio. C'è uno studio che a me ha affascinato di più in assoluto, non è su Open Data, sono le ricerche di Google, quello che se volete ha dato poi luogo a quello che vi raccontavo prima in campo medico. Fondamentalmente un gruppo di ricercatori Google e Microsoft iniziano a analizzare quelle che sono le ricerche su Google. Okay. Vedono che per un certo, quindi ognuno di noi naturalmente ha uno storico, quello storico non viene buttato via, loro ce l'hanno. Vedono che a un certo punto della propria vita accadeva che un principio attivo veniva ricercato, scusate, lo leggo perché non mi ricordo mai, la paroxetina, dopo un po' veniva cercata un'altra, la pravastina, può essere, dopodiché, dopo ancora un po' di tempo, si cercava diabete. Un anno dopo aver individuato questo tipo di pattern, in trial clinici verificano che in effetti l'interazione tra queste due portano al diabete. Ok, quindi questo è il primo esempio in cui non uno studio medico, un'analisi di quello che noi mettiamo in rete, porta poi a una conclusione medica. Quindi di nuovo saper cercare, saper trovare l'algoritmo che mi dà quel tipo di informazione. Ecco, si parla di big data, io vorrei dire, non so quanto tempo vado avanti. Ok, si parla di big data, vi volevo citare, diciamo, il contrario, una delle scienziate che sono più in vista, i cui lavori sono secondo me molto interessanti nel campo, ma in generale fanno parte della storia informatica, Deborah Estrin, tiene un keynote speech in un convegno che ho organizzato a Firenze nel 2015, e lei, che ha sempre un po' questa tendenza a cercare di essere disruptive, cioè cerca sempre di provocare l'audience, parla di small data. Dice: no, a me big data non mi interessa più, d'ora in poi io lavorerò su small data. Cosa intendeva dire con small data? In realtà il collega prima anticipava un po' questo discorso. Fondamentalmente non guardare alla grandissima quantità di dati che abbiamo già in rete, ma invece guardare cosa riusciamo a tirar fuori da quella piccola quantità di dati che ognuno di noi produce e che potrebbe aiutarci nell'evoluzione della nostra vita. Quindi analizzare quelli. Lei per esempio stava conducendo analisi per capire se vi fossero, non so, modifiche cognitive nel tempo, guardava soprattutto la popolazione anziana, andando a guardare lo stile con cui si scrivono le email, quindi tenere uno storico di come queste email vengono scritte e vedere se iniziano ad esserci dei segnali in questo senso. Cose più banali, ci sono delle catene mentali in America, forse avrete sentito Whole Foods, queste catene, lavorare insieme con nutrizionisti e fondamentalmente cercare di dare, in base a quella che è la quantità di dati che rappresenta quello che noi acquistiamo e quindi mangiamo, quello che mettiamo nel nostro frigorifero, darci un suggerimento su quello che potremmo acquistare per avere uno stile di vita
leggermente più sano rispetto, quindi non naturalmente stravolgendo le nostre abitudini, ma leggermente più sano rispetto alle nostre consuetudini. Questi sono tutti i progetti che, se avete la curiosità di andare a guardare sulle pagine web, sta lavorando, tra l'altro con grossi finanziamenti anche di Google. Ecco, volevo anche, prima vi ho parlato del, diciamo, lato positivo di data, fondamentalmente informazione che noi riusciamo a costruire, in realtà ci sono tanti esempi di situazioni dove, questo succede in tutti i campi della scienza, si è urlato, abbiamo fatto una grande scoperta, poi alla fine era tutta una bufala. Per esempio nei primi anni 2010-2011, nel 2010 ci fu un lavoro che disse, adesso non mi ricordo, le elezioni americane del secondo mandato di Obama quando furono, comunque fondamentalmente in corrispondenza, questi colleghi dissero: ah, noi saremmo stati in grado di prevedere che Obama veniva rieletto analizzando Twitter. No, questo era il caso tipico, no, di analisi politica guardando i social. In realtà, i colleghi di statistica sanno benissimo, fondamentalmente hai bisogno di un campione rappresentativo della popolazione, quindi in realtà lavoravano su un campione sconosciuto alla fin fine. Tant'è vero che l'anno dopo uscì fuori un articolo dicendo: guardate che tutto quello che si è detto l'anno prima era completamente sbagliato, intanto il primo articolo però ha raggiunto tantissime citazioni, quindi veramente sono contenti lo stesso, però questo è effettivamente caduto e in effetti c'è stata, soprattutto inizialmente, la febbre da dato, diciamo così, questa febbre di prendiamo i dati, sicuramente qualcosa ci tornerà da questi dati. Mi ricordo anche i tempi miei da studente, lo stesso discorso valeva, si aveva quasi più attenzione a reperire i dati piuttosto che a ragionare effettivamente poi con quei dati quale tipo di informazione, quale tipo di conoscenza riesco a costruire. Ed è quella la parte. È chiaro che la prima parte serve, ma poi la seconda parte è quella più complicata da costruire a livello di expertise, a livello di naturalmente algoritmi, eccetera, eccetera. Un'ultima, se permettete, un'informazione, vi ho parlato di visualizzazione dei dati. Ecco, questo è un tema, a mio avviso, molto interessante. Ho sentito molto interesse anche da colleghi di medicina, cioè nel momento in cui si vedono i risultati, quindi non solo guardare i dati, ma si riescono a vedere in maniere che appunto aiutano l'interpretazione di quei dati, effettivamente riesce a fare un ragionamento in più, un passo in più. Ecco, su questo vi volevo raccontare. L'Università di Bologna, proprio sul campus di Rimini, sta facendo un investimento importante. Avremo un laboratorio di realtà virtuale e realtà aumentata, che per la dimensione di investimento sarà un po' il laboratorio di riferimento dell'Ateneo. Quindi all'inizio dell'anno prossimo avremo anche questo tipo di infrastruttura. E io, che ho anche, tra l'altro, una mia dottoranda lavora proprio su data science, in realtà vedo insieme tutte queste aree, sono aree distinte, ma in realtà è bene, a mio avviso, vederle insieme, perché è un'area talmente complessa, se ne togli un pezzo rischi di fermarti solo fino a un certo punto. Bene, io avrei terminato. Benissimo, grazie mille, molto interessante, molto affascinante da certi punti di vista. Teniamo le conclusioni, magari come diceva prima, anche le discussioni, quindi passare la parola subito a Renato Medei, che ci parlerà dell'uso del web data per la gestione manageriale del turismo e della cultura, quindi focalizzare. Scusate, dico una cosa, Massimo, di informazione di mercato di informazione.
tengo. Sì. No, perché se non lo facciamo andare via, non prendiamo più. No, se ho delle domande per lui, non andare via. Okay. Intanto grazie a tutti per essere qui e grazie all'amministrazione comunale che mi dà la possibilità di dialogare con voi rispetto all'uso del evento in data per la gestione manageriale del progetto della vita. Grandi parole per dire cosa? Per sintetizzare quello che si è detto fino adesso, cioè semplicemente che un dato può diventare conoscenza, nel momento in cui diventa conoscenza diventa semplicemente una modalità di formulazione delle strategie e quindi la massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza nel campo turistico e nel campo culturale. Abbiamo parlato fino adesso di Big Data, sicuramente da tutti gli interventi dei miei colleghi abbiamo capito che quando parliamo di Big Data ci riferiamo a qualcosa di grande, ma in realtà non è chiaro l'oggetto che analizziamo. In realtà analizziamo una grande quantità di dati, ma quando parliamo specificamente di Big Data ci riferiamo alla capacità di analizzare e estrapolare questi dati, cioè sostanzialmente la capacità di avere una grande quantità di dati e di poter trarre delle informazioni da questi dati, perché sennò sprecheremo semplicemente spazio di archiviazione senza arrivare a una conclusione, quindi senza comunque trarre del valore da questi dati. Allora, quando in letteratura si è iniziato a parlare di Big Data, sicuramente si è iniziato a definirli attraverso le 3 V, che poi sono diventate le 5 V, cioè volume, velocità e differenza tra i dati. Allora, il volume ovviamente sono Big Data, quindi sono comunque tanti. La velocità, l'ha detto prima il moderatore, si riferisce sia alla velocità di fruizione del dato, ma anche alla velocità di generazione del dato. La varietà nei dati, è stato ampiamente detto, abbiamo dati strutturati e dati non strutturati. Quindi, il valore si crea nel momento in cui riusciamo a analizzare questa grande quantità di dati e a trarne della conoscenza e finalizzare la conoscenza a delle decisioni strategiche per l'organizzazione, che sia un'organizzazione di tipo culturale o una DMO turistica o semplicemente un albergo o semplicemente un ristorante. Ultimamente nasce fortemente il problema della veridicità del dato, cioè che questo dato sia affidabile e che non ci sia solamente dietro la fame del dato e quindi la grande accumulazione del dato, ma che questo dato possa produrre delle informazioni corrette, quindi una conoscenza certa che definisca delle strategie opportune. Allora, dicevamo una grande varietà di dati, e la forma più classica è la formula strutturata, cioè dove i dati sono definiti in varie forme. Questa è una forma tabellare, su ogni colonna c'è un dato omogeneo che può essere un identificativo dell'oggetto e varie altre informazioni. Questa è una rappresentazione tabellare di dati provenienti da Twitter, dove c'è l'ID del tweet, la data, l'identificazione di chi ha usato, di chi ha postato il tweet, poi eventualmente lo username, il testo del tweet, il numero dei retweet, dei like e la localizzazione e gli hashtag. Quindi sostanzialmente riusciamo da un dato non strutturato come una pagina web che è una forma di visualizzazione del dato a trarre delle informazioni tramite opportune modalità di trazione dei dati più o meno, come dire, complesse. Se il dato è open, ovviamente il grado di complessità è nullo, nel senso che si dispone ovviamente della tabella CVS da cui iniziare a lavorare i dati. Se il dato non è open, come in questo caso, il dato va comunque tratto, va estratto e poi va riformulato attraverso delle metodologie in una forma che sia analizzabile e che quindi possa portare alla formazione di conoscenze.
ovviamente il passaggio da un dato non strutturato a un dato strutturato è complessa e anche abbastanza onerosa. È ovvio che comunque la vera sfida è lavorare sui dati di tipo non strutturato, perché le informazioni che possiamo trarre sono notevolmente elevate e grazie al web 2.0 comunque sono informazioni molto puntuali. Pensate semplicemente al fatto che tutti questi dati da fonti social media o travel community possono sostituire tutto quello che era una volta chiamata l'analisi di qualità percepita, o comunque possono darci chiare informazioni sulle scelte in tempo reale che fanno gli studi, che fanno i turisti o i visitatori. Il passaggio dal web data, dai big data ai web data è abbastanza semplice, cioè i web data sono un sottoinsieme di big data e vengono definiti web data perché vengono prodotti e alimentati attraverso il web. La grande capacità di accesso alla risorsa web grazie al miglioramento delle infrastrutture tecnologiche permette un aumento delle informazioni tra i link da quella sorgente. Come vedete i vari raggi evidenziano i vari anni e tutte le varie sorgenti, YouTube, Facebook, Google, Instagram, Twitter, dal 2014 al 2016 crescono in maniera molto elevata. Questo fa sì sostanzialmente che chi vuole può trarre delle informazioni finalizzate a fare delle scelte. Okay? Allora, sicuramente siamo in grado di capire che un social media o una travel community ci fornisce informazioni specifiche sul punto di vista del turista visitatore. Queste informazioni ci vengono attraverso forme testuali, commenti, recensioni, post, visivo, immagini, grafico, ancora una volta i vari meme o quello che volete, e forma dal punto di vista spaziale, perché comunque grazie alle nuove tecnologie informatiche tutti i telefoni adesso hanno un GPS o comunque le informazioni sono tracciabili in formato geospaziale e quindi si è in grado di definire il luogo da dove proviene questa informazione o a quale luogo si riferisce. Quindi sostanzialmente la fonte del web data è una fonte molto rilevante e che ci permette di sfruttare un dato autoprodotto direttamente dall'utente per trarre informazioni specifiche per le organizzazioni. Quello che è importante, come si diceva prima, è il passaggio dal dato in sé alla conoscenza e dalla conoscenza alla decisione. Quindi sostanzialmente gli esempi che poi vi vado a presentare non sono altro che metodologie attraverso cui le organizzazioni sono passate da un dato autoprodotto dagli utenti a delle decisioni finalizzate al miglioramento dell'organizzazione stessa. Il primo esempio che vi presento è un'analisi attraverso Instagram dell'utente in Emilia-Romagna. Allora, questi dati sono stati analizzati insieme a PTR e sostanzialmente sono state prese tutti i post su Instagram nel canale in Emilia-Romagna, che è un canale che sicuramente conoscete, è la fonte informativa ufficiale su Instagram di APTR, è un canale aperto, nel senso che è APTR che posta su questo canale, ma anche i vari utenti viaggiatori possono usare a loro volta l'hashtag in Emilia Romagna per pubblicare contenuti all'interno di quel contenuto. Che cosa abbiamo cercato di capire?
dall'analisi di questo profilo Instagram. Sostanzialmente, quali fossero le destinazioni maggiormente preferite dagli utenti. Quindi sostanzialmente nella regione Emilia-Romagna quali sono i punti di attrazione principali su questo canale Instagram. Ovviamente, come si diceva prima, per chiarezza, le considerazioni vanno limitate semplicemente a questo canale Instagram, cioè non sono generalizzabili, non significa che se trovo un'informazione rispetto a questo canale Instagram è vero e generalizzabile. Cioè, queste conclusioni sono limitate a questo determinato contesto. Comunque, traggono delle informazioni che, integrando queste con altri dati, possono diventare generalizzabili e quindi, come dire, acquistare una forma di strategia complessiva per tutto il territorio regionale. Allora, quindi, qual era la destinazione più che interessava maggiormente i turisti di viaggiatori, quali sono stati gli interessi dei visitatori e soprattutto le motivazioni, cioè qual è l'aspetto di queste foto, cioè quale tipo di idea c'è dietro alla foto che che gli utenti di Instagram hanno postato su questo canale. Allora, sicuramente le destinazioni più ricorrenti sono Bologna, divisa sia come Bologna città sia come il centro storico di Bologna, seguita poi, e non vado in ordine, da Ferrara, da Modena, da Rimini, che sostanzialmente rappresentano le destinazioni maggiormente rilevate all'interno del flusso dati in Emilia-Romagna. Ora, vedete sostanzialmente che se noi andassimo a sommare Bologna città, Bologna centro storico, Piazza Santo Stefano, Piazza Maggiore, Bologna sarebbe sicuramente la prima destinazione per interesse degli utilizzatori di questo canale. Però questo ci permette di capire sostanzialmente in un certo senso come è possibile trarre dei dati di localizzazione. Cioè noi abbiamo degli oggetti differenti che sono postati con coordinate differenti, quindi alcuni postano come Bologna, alcuni postano come Piazza Santo Stefano. Sicuramente riusciamo ad arrivare a un livello di dettaglio molto rilevante. Come è cresciuto la popolazione di questo feed nel tempo? Allora, sicuramente è stato lanciato a metà 2014, quindi i dati del 2014 sono molto limitati. Vedete che il passaggio dal 2014 al 2017 fa sì che sostanzialmente la popolazione del feed sia molto aumentata e in particolare prima viene maggiormente postata nelle province, poi c'è un aumento di post verso le periferie. Nel 2017 abbiamo una copertura abbastanza ampia di tutto il territorio regionale. Quindi sostanzialmente con l'incremento di utenza inizia a incrementare anche l'informazione più sul piccolo borgo piuttosto che sulla grande destinazione turistica, grande, tra virgolette, comunque come il centro di interesse rilevante. Ovviamente Piazza Maggiore è il luogo che accoglie un maggior favore dei turisti visitatori, seguite poi da due attrazioni di Parma, il Castello di Compiano e il Palazzo della Pilotta, poi un festival a Ferrara e alla fine un circolo folkloristico sportivo che sostanzialmente comunque è molto attivo all'interno di questo feed Instagram,
capite, il feed è aperto, quindi sostanzialmente diventa un modo per amplificare le proprie attività su tutto il territorio regionale e oltre. Quindi in un certo senso viene sfruttato anche dai, detto, organizzazioni indipendenti della promozione turistica per fare della promozione culturale locale. Quello che desta maggiore informazione e maggiore attenzione dei viaggiatori è sicuramente l'offerta culturale, quindi castelli e palazzi, piazze, seguite poi da panorami e al 20% i classici selfie e foto di soggetto, insomma, comunque ritratti. Questo sostanzialmente per evidenziare come, analizzando il feed in Emilia Romagna, a PTR è riuscito a capire che cosa? Che sostanzialmente una loro attività promozionale verso l'esterno viene sostanzialmente, è stata introitata da varie organizzazioni per l'autopromozione. Quindi non diventa più un veicolo di promozione solamente turistica, ma diventa anche un veicolo di promozione culturale. E soprattutto diventa anche un modo per far conoscere parte dell'offerta culturale in maniera diversa. Non dimentichiamoci che questi sono contenuti visuali. Quindi sono foto o video che sostanzialmente danno rappresentazione di angoli, scorci o comunque panorami che esulano dalla classica rappresentazione fotografica che a PTR può avere nel suo archivio personale. Questo è particolarmente evidente se si mettono insieme il feedback e i commenti e si cerca di capire quali sono le informazioni più postate, le foto che hanno avuto maggior successo. Allora, la prima è sicuramente una visione interna della scala di una delle due torri a Bologna. Seguono poi comunque dei panorami. L'ultima, la quarta, è sicuramente una foto che non ha assolutamente niente a che vedere con il territorio regionale, o meglio, è un parco del territorio regionale, ma potrebbe riferirsi a qualsiasi contesto internazionale, cioè comunque è una mamma che bacia un bambino. È un'emozione forte che viene trasmessa, ma è totalmente staccata dal contesto di promo commercializzazione del territorio.